rosso è il colore scelto dai battenti di Verbicaro, che segna i passi di un rito antico, quello dei flagellanti, che si rinnova da secoli nella notte tra giovedì e venerdì santo. Sacralità, nulla di profano, di un rituale che si ritrova negli sguardi, nelle parole, nei gesti, di chi attende la settimana santa con la consapevolezza e la devozione di dover rivivere la passione di Cristo come espiazione delle proprie colpe e quelle di un'intera comunità che fa da scudo ad occhi e cuori indiscreti a cui è concesso partecipare ma in rispettoso silenzio. Tralasciando quello che è l'aspetto suggestivo, pittoresco del rito che richiama fedeli, credenti e tanti, tantissimi curiosi, cercheremo di immergerci anche solo per un attimo in quella che è l'intimità di coloro, i battenti, che portano avanti questa tradizione, e cercando di farlo con il rispetto dovuto, la devozione, scevro da quegli schemi mentali, pregiudizi che in qualche modo inficiano il vero senso di questa tradizione, in un'epoca dove ogni cosa deve avere un senso compiuto, deve avere il suo raziocinio e il linguaggio diventa anche espressione di velleità e non senso, dimenticando invece che la parola è verbo, quel verbo primordiale che scorre nel sangue e dall'odore acre alla vista stordisce i sensi e la contemplazione diventa tutto. Una tradizione secolare che si tramanda da padre in figlio. Era il 1996 quando Giuseppe cominciò a battersi. Perché tuo padre è uno dei battenti storici di Verbicaro. Quando ha iniziato mio padre, in pratica, erano finiti, non ce ne erano più. E quindi mio padre nel 76 prese questa decisione di fare il suo voto, di battersi così. Hai detto Giuseppe voto, è questo che caratterizza questo rito, la devozione e molto di più. Per me è una cosa grandissima, è come uno esprime un desiderio e si fa questa cosa, mettiamo io a posto di andare in chiesa, andare come fanno tante persone che vanno magari a pregare davanti all'altare, a chiedere magari perdono, io lo faccio in questo modo. E quindi esprimi la tua religiosità, che poi sì, è questo sì, che vi contraddistingue, anche quella sorta di intimità appunto che caratterizza questo rito, a differenza di quello che si pensa, nonostante abbiamo detto il richiamo continuo di gente, fedeli, credenti, ma tanti tanti anche curiosi. Eppure voi quella settimana e in quel giorno, quel venerdì santo, siete quasi isolati da tutto il resto del mondo, vero? A isolarci noi stessi per stare tranquillo, per stare per i fatti nostri, per tante situazioni. Uno vuole molta tranquillità, molto concentramento. Concentramento perché soprattutto il rito, lo vediamo dalle immagini, è cruento e è anche doloroso. Per chi decide di farlo è abbastanza consapevole in pratica. Perché non è una cosa facile che tu ti alzi la mattina e dici oggi vado in chiesa, vado a portare la Madonna. Là c'è qua, per fare questa cosa qua, è molto più sentito perché uno deve credere a questa cosa, se no è inutile che lo fa. E attraversando i vicoli di Verbicaro abbiamo raggiunto quello che è un luogo simbolo di questo rito. Il catuvo. Che cos'è un catuvo? Come chiamiamo noi, il catuvo è la cantina dove si tiene il vino e si va, c'è l'usanza che dice uno andiamo a provare un bicchiere di vino e si va in cantina. Al posto di andare a casa si usano queste cantine e si sta con gli amici così. E noi in quella serata che in pratica, quando arriva il Giovedì Santo, si riunisce qua con gli amici e si passa la serata, con tutti gli amici
oppure con gente che viene da fuori, sono tutti ospitati, diciamo, per venire qua. Sì, perché questa è una delle caratteristiche dei Catuvi, che nonostante siano luoghi privati, diventano aperti a tutto, appunto, a tutti coloro che in qualche modo amano la convivialità e in questo caso anche quella che è appunto il momento di transizione che porta poi al Venerdì Santo. Giuseppe, è da qui che parte tutto, o anche in quelle che sono appunto altre cantine o luoghi, case, dove il battente si prepara. Allora, diciamo questa è la mia cantina che è stata sempre una cantina di famiglia, in pratica. Mio padre, diciamo, da quando è stato lui a continuare a fare sto rito, lui si è battuto sempre da qua. Che poi magari ci sono, pochi anni fa, e sono subentrate altre cantine pure al di fuori della squadra mia. Che cosa significa la squadra? Voi vi definite le squadre? Squadra definiamo che sono amici, sono, perché mettiamo, io all'epoca ero io e mio padre, poi è subentrato mio figlio, i miei fratelli, poi è subentrato mio figlio e poi ci sono stati pure degli amici che si sono voluti inserire dentro diciamo, la nostra famiglia e per noi è stato un grande piacere Accoglierli. Quindi la accoglierli in pratica. squadra rappresenta la La famiglia. famiglia, diciamo, la squadra è come uno dice una squadra di pallone, diciamo una cosa unita che gli piace stare in quel gruppo. E si sono formati altri gruppi, diciamo, che adesso diciamo che se ne vanno per i fatti suoi e a me mi fa molto piacere perché noto che magari che da mio padre solo che era rimasto, diciamo, abbiamo portato avanti noi a questa situazione e mo mi piace pure che continua a crescere questa cosa perché magari ci sono molti magari fedeli che credono a questa cosa. Ma oltre ai battenti c'è anche un altro seguito, sono coloro che portano le cosiddette ancelle di vino, che poi viene spruzzato, sulle ferite. Sì. E ci sono altri amici, diciamo, che si offrono, diciamo, a farci un servizio, diciamo, che ci danno una mano, siccome noi quando dopo che ci battiamo usiamo del vino sulle gambe per, diciamo, per mantenere le ferite aperte, per disinfettare. E quindi c'è ognuno di noi c'è un ragazzo di questi che ci porta dietro. Di noi ci porta questo bidoncino di vino e che noi quando ci serve per buttarlo sulle gambe, lui è sempre pronto dietro di noi a servirci in pratica. E questa cosa la sottolineiamo perché uno dei pregiudizi di questo rito è che veniva detto, viene detto, che il vino serviva a voi quasi da stordimento, quasi ubriacarsi per poter poi affrontare la nottata, ma non è così. C'è stato questo malinteso che magari qualcuno sa, ha preso qualche bronza, diciamo, e poi magari si batteva ugualmente, diciamo, però non è la bronza che ti fa fare questo. Da parte mia, dentro la squadra mia, non è mai esistito uno che. Anzi, forse il vino è anche un altro di quegli emblemi di rito come questo, perché il vino viene usato anche in tante di quelle che sono le liturgie cristiane. Giuseppe, da 26 anni a oggi, che cos'è cambiato? Secondo te c'è stato un cambiamento che poi casomai tu hai rivisto anche in tuo figlio? Che oggi tu rivedi in tuo figlio, cioè quello stimolo, quella forza interiore. Diciamo c'è stato il cambiamento perché diciamo, da essere ragazze, diciamo, da avere 19 anni, arrivare mettiamo, a 44, c'è molta differenza come, diciamo, come stanchezza, come, non è mai come uno essere giovane, la grinta che ha uno giovane. Poi è
Per me quando arriva questo giorno qua, per me è sempre uguale. Diciamo, non è cambiato soltanto la forza di fare i giri, però la forza, diciamo, di volontà, di cose è rimasta sempre la stessa. I giri, perché voi fate un triplice giro del paese e sostate in due luoghi particolari. Ci sono dei punti, delle chiesette, che noi andiamo lì davanti alla porta, si prega per i fatti nostri. Poi ci sono dei punti, magari come ringraziamento, se qualcuno è successa qualche disgrazia, qualche cosa, ci fermiamo davanti a queste case e facciamo un nostro saluto, diciamo. Le ferite fisiche, le cicatrici sono visibili, ma c'è qualcosa, c'è molto molto di più, che rappresentano appunto quella che è la passione di Cristo, che si ritrova anche nell'oggetto con il quale voi vi battete. Che cos'è questo, Giuseppe? Allora, questo è il nostro, diciamo, cardito, che chiamiamo noi verbicarese cardito, è un tappo di sughero che vengono inseriti dai vetri dentro il tappo di sughero e poi si butta sopra della cera d'ape. La quantità della cera d'ape che uno sceglie i vetri quando La profondità diciamo la profondità. sono 9, un Sì, multiplo di 3, come la Trinità. sì, sì. 3, 6, 9, come giri, diciamo. C'è stato un momento, come tu hai detto, negli anni 70, 80, fine anni 70, che questo rito si stava perdendo. Poi, grazie appunto a tuo padre, è ritornato ed è ritornato vivo. Cosa ti auspichi tu, cioè cosa speri che questa tradizione oggi che è passata nelle mani anche di tuo figlio possa essere tramandata anche ai tuoi nipoti e anche oltre? Io, diciamo, spero di sì, però spero pure, diciamo, nel cuore di tutto il paese che comunque sia, che uno ha lo spirito di farlo, non se lo deve tenere dentro, lo deve fare. Quindi il tuo messaggio da battente è quello di continuare a mantenere viva questa tradizione purché sia vivo il vero senso, quello che finora vi ha portato ad oggi, cioè che sia sentito e non solo apparenza o un modo come un altro per farsi vedere. Sì, è normale che se uno decide di fare questa scelta qua, di battersi, di farlo veramente con il cuore di farlo, che se lo fa giusto per farsi vedere della gente o per farsi vedere, diciamo, di tante telecamere, di tanti fotografi, perché una volta non esistevano queste cose. Io mi ricordo che quando ero piccolo con mio padre, qua erano mio padre con altre 3-4 persone. Non esisteva una macchina fotografica, non esisteva un telefono. Io credo che si sentiva veramente di farlo. Oggi come oggi, diciamo, uno può decidere pure che magari, so, io li faccio, almeno mi faccio vedere sulla televisione, mi faccio vedere sulle foto, mi faccio vedere su Facebook. Se lo fanno per questo sbaglio. Io penso così. I battenti sono conosciuti per quella suggestività appunto che in quella settimana santa riescono a dare, ma da battente, qual è il vero movente, qual è la sensazione che si prova soprattutto durante quella settimana? È una cosa grandissima che non c'ho nemmeno come, diciamo, spiegartela. Non lo so.